Se la Costituzione repubblicana esordisce un po' enfaticamente all'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Poi nell'articolo 139, che è l'ultimo, dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. Allora il popolo è sovrano o no? L'Unione Monarchica Italiana fu fondata nel 1944, nella Roma appena liberata dai tedeschi, per espressa volontà di Umberto II. Sono passati decenni, lustri, siamo ancora qui a sostenere in maniera diversa quello che sostenevano nel 1946. In una democrazia parlamentare compiuta c'è un Parlamento che fa le leggi, un governo espressione di quel Parlamento che governa il Paese. E poi c'è il capo dello Stato che è l'arbitro della partita. Ora, qual è il requisito fondamentale di un arbitro di una partita? La terzietà e l'imparzialità. Perché è improponibile un arbitro che ha giocato 50 anni con una casacca di una squadra, poi fargli arbitrare una partita in cui gioca quella squadra. Dove sta l'imparzialità? Per me la monarchia è la soluzione ai problemi dell'Italia. Però chi lo fa? È questo che non mi è chiaro. Ci vorrà un parlamentare coraggioso, un gruppo di parlamentari, che depositerà la proposta di legge di revisione costituzionale per l'abrogazione dell'articolo 139. È un percorso parlamentare. Però voi non siete un partito, quindi... Noi non siamo un partito, ma abbiamo molti parlamentari che sono nostri iscritti. E ci sono monarchici che non sentono il bisogno di dirlo, perché non è ancora il momento. Vittorio Sgarbi, per esempio, è monarchico. Antonio Tajani è monarchico. Presidente del Parlamento europeo. Allora, quando io dico fra 10 anni torna la monarchia, può sembrare una boutade, ma tu avresti detto 20 anni fa che Berlusconi scompariva dalla scena. Avresti detto che Di Maio andava a fare il ministro quando lo vedevi col carrettino con le bibite al San Paolo. La politica ha delle dinamiche e delle velocità così fantasiose. Nessuno può immaginare. Allora io dico per il bene dell'Italia. Molto presto tornerà la monarchia.